Ciao Vittoria, ciao Ariete. Allora, oggi sono qua per fare un'intervista con te. Quindi, no, niente, sono qua per farti l'intervista. Comunque, Mare di Guai è una bella canzone, ma resisti, sì, bellissima. È molto bella questa canzone. È una canzone per stile, per ragazzi della tua età. È molto bello. Questa canzone è molto bella. Io ti giuro che fra un po' di anni, fra un po' ti faccio vincere. È un'intervista così. Ma tu quando hai iniziato il canto? Non lo so. Forse a 16 anni. Non lo so, io ho iniziato all'elementare, può essere. Sì, perché mi ricordo che Maika ha iniziato il canto all'elementare, a 6 anni. Tipo, ha fatto queste cose, no? C'erano tre recite all'elementare, no? Quindi, io dico, come te lo spiego tutta la mia testa? Se non riesco neanche a vivere senza qualcosa che mi vive, siete sempre la vita. Se c'è voglia di essere spine, il tuo cuore è sempre fiore, è sempre il bene del male, è soltanto con i petali, soltanto nel bene, è soltanto nel far male, è qualcosa sempre qua. Non voglio di darti vita, questa è la mia, che fobia, vabbè, bella questa canzone, sì, ma allora, ma tu sei bravissima a fare le canzoni. Cioè, tu stai facendo rumore questa canzone qua. Va bene, ora adesso te la facciamo cantare. Sarà delle canzoni più belle di tutte. È molto bella. Molto carina. Carina. Questa canzone Mare di Guai. Vuol dire che parla, che tu fai il mare di guai. No, no, questa è una canzone che parla di queste cose, parla di, parla di quello che dobbiamo, se tu trovi un mare agitato, significa che è un mare di guai, no? Può essere sempre un mare di guai, può fare sempre il mare di guai. Non sembra un titolo come canzone, no? Un titolo come canzone più bello, no? Almeno un po'. È molto bello stare con te. Vabbè. Ok, Ariete, ora adesso ti ho fatto l'intervista. Tra un po', penso a come tu devi cantare le canzoni. Secondo me devi cantare tre canzoni, tre. Tu al 1º maggio ne avevi cantate altre tre e altre canzoni pure. Vabbè. Vabbè, ora adesso andiamo, ok? Tu vai, ok? Io vado, ci vediamo domani, Ciao. Va bene. Ci vediamo domani. Domani c'è un altro bellissimo video, bellissimo, che può parlare di altre cose, mi hai capito?